bella musica suona adesso. Mi piace quella. Eccoci, buonasera a tutti, scusate il leggero ritardo, comunque abbiamo risolto ogni problema. È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta, sembra ieri, era il 3 di novembre quando abbiamo avuto per l'ultima volta ospite Michael Arcieri. È passato del tempo, sono successe delle cose, sono successe anche tantissime cose che magari sarebbe stato meglio non succedessero. Noi siamo qui ovviamente per parlare di quello che è successo in questi mesi, ma anche e soprattutto di quello che succederà nei prossimi. Quindi diamo immediatamente il bentornato a Mike, è veramente sempre un piacere averti in trasmissione. Buonasera e grazie mille per l'invito, sì, è stato qualche mese ma sono contento a essere con voi. Caro Mike, allora sai che sarà una serata difficile, vero? Un po'. Sei pronto? Certo. Bene. No, ascolta Mike, allora, secondo me per costruire o ricostruire un rapporto è necessario, secondo me, la trasparenza, no? Il fatto di dirsi le cose. E questa sera vorremmo proprio con te parlare della Pallacanestro Trieste, della situazione attuale, di quella futura, con la trasparenza di chi fa le domande, cioè noi, ma che potremmo essere noi, ma anche i tifosi da casa, uno della curva, uno proprio per dare un significato, diciamo, a questa chiacchierata. Parto subito col chiederti se Trieste è quinta in classifica, se a 12 sconfitte, probabilmente non è questa la stagione che volevamo, almeno fino a questo momento. Poche volte in sala stampa, nel prepartita, nell'analisi, diciamo, è stato fatto un mea culpa da parte magari di Jamion Christian o da parte tua. Secondo te quali sono stati gli errori fino a questo momento della società, dell'allenatore? Ti sei fatto un'idea un po' di quali possono essere stati gli errori fino a questo momento? Errori in campo o stai chiedendo su... Ma diciamo gestionali, di gestione, che poi si sono anche riflessi sul parquet. Sì, prima io parlo sempre con trasparenza, allora per me quello non cambia mai. Sicuramente parlando di 16 vittorie e 12 sconfitte, sicuramente quando abbiamo pensato di questo campionato, sicuramente io indovinerei che forse qualche vittoria in più, però anche dobbiamo guardare la realtà, che abbiamo avuto un infortunio su un giocatore che è fondamentale. Allora, parlando dei risultati, ovviamente ci sono delle partite come Roma o Latina, o partite che abbiamo avuto, non voglio dire in mano, però sicuramente sconfitte difficili che lascia un sapore nella bocca molto male. Però guardando il campionato, anche guardando il fatto che non stiamo giocando in salute totale, non è che io sto qui pensando che abbiamo sbagliato tante cose. Con Justin Reyes non so quante vittorie abbiamo, 19, 20, 21, allora non so, il discorso o la domanda è la stessa se noi siamo qui a 21 e 7, allora possiamo sicuramente parlare del gioco, della squadra, delle cose che facciamo in campo, quello mi piacerebbe condividere, però parlando di errori gravi o delle cose che penso, abbiamo sbagliato questa cosa in una maniera molto grande e non
non vedo quelli, però possiamo parlare della squadra, del gioco sicuramente. Ecco Mike, giustamente tu dici c'è un riflesso anche sul campo, su quello che la squadra propone. E allora la mia risposta alla tua domanda è sì, probabilmente ci faremo lo stesso le domande, perché anche con 19 vittorie la squadra non ha mai espresso una bella pallacanestro, una pallacanestro convincente, e quindi ti chiedo, a te ha convinto la squadra sul campo col gioco espresso o c'è evidentemente da migliorare qualche aspetto? Non sono d'accordo con non abbiamo espresso un gioco bello, sicuramente nelle partite, un gioco bello, forte. Allora, parlando della squadra, ovviamente, nel senso che, per esempio, non abbiamo trovato sicuramente un'identità ben formato, sicuramente. Sicuramente abbiamo un'identità in qualche posti, per esempio, come rimbalzi. Abbiamo un'identità come una squadra che può rimbalzare. In difesa, prima del Reyes, parliamo di prima Reyes, dopo Reyes, eravamo primo. Allora, adesso siamo defensive rating. Siamo, per esempio, 15. Allora, per dire che Justin Reyes è il giocatore più forte in difesa per noi, con un defensive rating. Quanti punti al 100 possessi fa 94. Allora, quello ha cambiato fondamentale la squadra dopo Reyes. Parlando dell'attacco, sicuramente stiamo ancora provando a trovare l'equilibrio giusto sul tiri al canestro e quelli da tre. Ci sono stati delle partite sicuramente che non abbiamo gestito bene. La partita negli ultimi 5 minuti, posso vedere anche Roma, quando eravamo più 20 diventa più 12 diventa più 8, e invece di attaccare il ferro stiamo tirando da tre. Allora sicuramente ci sono delle cose come palle perse. Abbiamo migliorato tantissimo in quell'area in generale, ma abbiamo visto Cantù, per esempio, anche a Torino, che abbiamo perso la palla. Allora sicuramente non abbiamo rialzato la nostra migliore pallacanestro, però per dire che siamo così lontano, io non vedo quello. Io vedo una squadra che è andata ad Udine a 13-4, più 6, 19-74 dalla lunetta. Allora, se noi è sempre 6-6-6, se vinciamo quella partita, siamo a 14, e Reyes non ha un infortunio, allora per dire che per me non siamo così lontano dalla squadra che possiamo essere. Sì, allora sicuramente ci sono anche cose che dobbiamo migliorare, il fatto che specialmente senza Justin, i falli che facciamo, specialmente Candussi, per esempio. Allora, abbiamo fatto qualche autogol sicuramente durante il campionato, e sicuramente è frustrante per tutti noi, allenatori, giornalisti, tifosi, mia moglie. Allora, quello non cambia, però alla fine possiamo entrare nei dettagli sicuramente, ma per dare un po' di una overview. Oggi, 26 marzo, io sono molto ottimista. Io ho the luxury essere lì in palazzetto. C'è un Justin Reyes che ha perso chili, sta camminando senza t-shirt perché vuole condividere i muscles, saltando sopra il tetto, tirando. Allora Justin torna, Wildera torna. E infatti, durante queste 10 settimane, molto difficile sicuramente dal punto di vista dei risultati, abbiamo visto, almeno io ho visto anche Jamin, delle cose che mi dà molto fiducia, ottimismo. C'è una combinazione Routier-Brooks,
che è migliorato tantissimo. C'è una chimica molto bella fra loro. Roots tirando 38% da tre nelle ultime 5 partite. Un Brooks che sta crescendo ogni partita. 20 punti alla partita le ultime 5 partite. Un combinazione Bilbera e Candusi che all'inizio della stagione abbiamo scherzato. Chissà se loro giocheranno insieme. Invece dicono che la necessità è la madre di invenzione, no? Perché allora senza Reyes abbiamo visto che Bilbera con Candusi può funzionare. Abbiamo visto un Bilbera che ha fatto tanto progresso. Un Bossi che gioca meglio. Allora, per dire che io vedo un bicchiere mezzo pieno. Mike, tu vedi il bicchiere mezzo pieno ed è giusto che sia così. Dopo io faccio la parte di quello che vede il bicchiere mezzo vuoto, perché così alimentiamo un po' il dibattito, no? E ti chiedo, siccome hai parlato degli aspetti positivi di questo periodo, dei singoli giocatori, del rientro di Reyes, però io ti parlo di un macro aspetto negativo, quello della difesa. La difesa non è migliorata, è peggiorata ed è rimasta costante negativa. Tu hai uno staff tecnico che deve migliorare questo aspetto e che non è migliorato. Come mai? Perché al di là dell'assenza di Reyes, no? Su questo punto devo, come si dice, disagree, deve essere non d'accordo, che di nuovo dobbiamo capire che è una squadra che non è costruita solo su Reyes, però ovviamente una squadra costruita sul talento di Reyes. E di nuovo, Reyes ha un defensive rating, l'impatto che Reyes fa quando lui è in campo, noi diamo solo 94 punti a 100 possessi. Ok, Bologna, che adesso ha la difesa più forte, loro danno 102.6. Per dire che quando prendiamo Reyes fuori dalla squadra, la difesa soffre, perché Candusi deve fare di più. Non c'è Reyes per fare i cambi sul pick and roll. Non c'è Reyes per prendere sette rimbalzi in difesa. Non c'è Reyes che può fare un switch sul pick and roll su un guard. Allora, noi non possiamo non parlare del fatto che non c'è Reyes, perché sicuramente non siamo una squadra di tanti atleti se dobbiamo entrare con un Filloi al 3. O anche un Vildera al 4, ok, un Filloi al 3. Ovviamente c'è Giovanni Vildera giocando difesa sul perimetro un po', e quello non è suo forte. Allora, hai ragione, ovviamente la difesa è stata il problema, perché infatti il nostro attacco è stato meglio senza Reyes. Ok, non per dire che stiamo meglio senza Reyes anche in attacco, ma il fatto che abbiamo visto che senza Justin deve essere un po' più movimento della palla, ok? Abbiamo visto anche Brooks prendendo un po' più della responsabilità, anche perché con Justin abbiamo visto che ogni tanto lui ha la palla, è un giocatore forte, ma lui va un po' one on one e gli altri guardano, invece di una cosa che vogliamo sempre in movimento anche con Justin. Allora, hai ragione, 100%, non è un elefante nella camera. È ovvio che la difesa è stato abbastanza schifoso. Ma schifoso. eravamo primo, adesso siamo quindicesimo. Ad oggi, per dire che in queste ultime 10 settimane siamo l'ultimo, 24esima, per arrivare al 15. Allora, però per dire che la responsabilità degli allenatori o tecnici per trovare soluzione, sicuramente possiamo fare delle cose, però alla fine abbiamo i giocatori che abbiamo, e di nuovo non possiamo non dire che Justin è fondamentale
specialmente in difesa. Allora, noi siamo lì, ma hai ragione che la difesa è stata ovvio, perché abbiamo perso 7 partite in 2 mesi. Cioè. Mike, per completare il discorso su Justin, sono numeri quelli che hai detto che in questo momento mancano, perché manca Justin, che sapevate nel momento in cui si è infortunato a Udine. A posteriori, dopo questi 2 mesi difficili, con risultati negativi, cioè avete perso la maggior parte delle partite, fareste di nuovo la scelta di non cercare di sostituirlo temporaneamente, oppure non è stata una scelta proprio perché magari non c'era nessuno in quel momento disponibile? E poi la seconda sempre domanda su Justin che vorrei farti è, non è la prima volta che parliamo, ti vedo sempre molto ottimista, no, per la fine della stagione, questa sera lo hai detto nuovamente, sono molto ottimista, tutti i giocatori che abbiamo intervistato sono molto ottimisti sulla probabilità di far bene questa ultima parte di stagione. Ma su cosa basate questo ottimismo? Su il ritorno di Reyes? Per la maggior parte su quello? O avete anche altre sensazioni che vi portano ad essere così positivi? Sì, quello che ho già parlato un po', ovviamente il ritorno di Reyes è una cosa che tutti sentono la sua assenza. E quello che ho detto io è la cosa che tutti sentono, che con Justin eravamo una squadra molto forte. Allora lui torna, lui farà le cose che lui fa, e anche allo stesso tempo abbiamo visto che anche altri giocatori hanno migliorato in un senso. Allora Eli Brooks capisce che sta giocando anche meglio, Vilbera ha una fiducia in se stesso più alto, anche Candusi sta giocando un po' più forza, Roots sta attaccando il ferro. Allora loro hanno capito le cose che dovevano fare, anche se abbiamo perso delle partite, molti hanno fatto un passo avanti, pensando che ok, adesso abbiamo migliorato in certi posti, adesso torna Justin, allora torniamo anche forse un po' meglio della squadra che è andato per esempio ad Udine. Allora sì, c'è un infortunio, ma cos'è che è cambiato? Ok, abbiamo giocato senza un giocatore, anche Giovanni, ne stiamo parlando anche, infatti, non solo Justin, abbiamo giocato anche senza Giovanni. Allora gli infortuni fanno una parte della vita di un professionale, allora capiamo questo. Allora quello è l'ottimismo, che ok, Justin torna, Giovanni torna, siamo al completo. E abbiamo visto che possiamo giocare con tutti, anche se abbiamo perso contro Fortitudo, abbiamo battuto Udine 2 volte, Forlì. Allora, per dire che anche ci sono segni positivi, allora mi sembra quello che è la base dell'ottimismo. Sì, e invece per l'eventuale sostituzione, ci avevate pensato? Sì, mi dispiace, ho dimenticato quella parte. Prima ho pensato, forse speravo, che sarebbe più 6, 7, 8, sì, allora più veloce. Due, ho pensato che questa squadra, anche senza Justin, vincerà, non tutti, ma una maggior parte delle partite, non so, 6, 7, dipende, però. Allora ho pensato che anche senza lui siamo forti, allora... Sì, non ho mai pensato a quel tempo a sostituirlo. E la cosa anche importante è che volevo avere in mano la possibilità a capire la squadra entrando in aprile e i playoffs, per capire okay, cosa c'è che abbiamo bisogno, e non volevo fare qualcosa nel short term, breve, al costo di qualcosa che può essere più importante in aprile o marzo, nel mercato adesso. Però Mike, naturalmente non si può non parlare di mercato, chiude il 4 aprile, ci sono pochi giocatori in giro, c'è tante società su pochi giocatori e neanche quelli disponibili.
Subito a secco proprio, ti do la possibilità anche di dare dei pirla ai giornalisti, quindi è la tua, è il tuo momento. Allora, Amar Alibegovic, cosa c'è di vero? Io avevo un discorso con mio amico Teo Alibegovic parlando della vita, della squadra, del mercato, di tutti i suoi figli, incluse Amar. Allora da lì è diventata notizia che stiamo cercando Amar Alibegovic. Allora, di solito io non parlo di queste cose, però Amar sta giocando, se lui vuole giocare con noi a Trieste, molto volentieri, però non è stata una cosa che non è mai stato un discorso vero. Allora, okay. Allora su lui quello è una cosa che mi fa ridere un po', però. Ok, fuori uno. Secondo, Eric Lombardi. Sì, un giocatore interessante. Ovviamente io parlo con tutti i GM del Serie A e Serie A 2. E Brindisi abbiamo, non voglio dire purtroppo, ma Brindisi continua a vincere. Allora, allora mi sembra che ad oggi posso condividere questo, che ci sono, non so, 40 squadre italiane che giocano nel questo paese e tutti stanno giocando per qualcosa, per non tornare relegate in A2, A1, allora Brindisi sta provando a vincere. Allora, però allora la disponibilità di Lombardi oppure il mio interesse? Sicuramente è un giocatore che può aiutare la squadra, però come qualcosa che succederà non c'è niente. Parlo con Brindisi, loro stanno concentrando su Serie A e non fare relegation. Sì, ok. Ultimo, non ultimo, Edoardo De Cardia. Si è allenato con la squadra, che lo apprezzate, però ancora nulla di fatto, diciamo, a livello di firma. Avete intenzione di inserirlo nel roster? No? Sicuramente è possibile. Allora lui sta uno bravo ragazzo, porta solo per condividere un po' del giocatore, porta un'intensità, è molto forte, un'energia che sicuramente aiuta la squadra, ha una infectious personality, personalità molto molto bello. Allora gioca, è bravo come giocatore. Ma parlo con lui, con la gente, ma preferisco, se posso, avere la più flessibilità che possiamo avere. Allora hai ragione che non abbiamo ancora firmato lui, sicuramente quello è una possibilità, ma ad oggi stiamo ancora guardando tutte le cose che possiamo guardare, perché non vogliamo perdere un'opportunità che qualcos'altro viene. Allora quella è la situazione con lui, ma ci piace molto lui come giocatore, sta facendo un rapporto, ha già fatto un rapporto bello, sta studiando il film, i giochi, allora se firmiamo lui sarà pronto per dare una mano, sicuramente. Ok, certo. Michael, tu pensi che comunque sia necessario intervenire sul mercato? Al di là poi di quello che la squadra sta esprimendo in questo momento o di quello che potrà esprimere anche dopo il rientro di Reyes e di Vildera, nel senso che dopo il 4 di aprile non ci sarà più possibilità di far mercato e se ci sono ulteriori infortuni sarà anche una questione di numeri, non soltanto di qualità, no? Per cui tu sei ottimista sul fatto che possa arrivare qualcuno oppure state guardando serenamente il mercato, nel senso che se c'è l'opportunità la cogliete, altrimenti molto serenamente pensate di poter arrivare così alla fine dei playoff? Sì, se noi non aggiungiamo qualcuno, sto molto sereno, stiamo sereni, se restiamo in salute, siamo nel stesso posto dell'ottimismo che possiamo vincere. Rispondendo alla seconda parte, che
come percentuale stiamo facendo tutto che possiamo fare per guardare e per aggiungere un giocatore che può, può dare una mano, anche se è qualcuno che è più oppure se c'è un americano che gioca in Italia con un visa, che sappiamo che ok, se Reyes e Brooks gioca, lui non gioca, però anche per avere lui come un'assicurazione, se qualcosa succede, allora faremo le cose intelligenti che possiamo fare, ma alla fine non è che noi siamo nell'NBA che possiamo fare un scambio senza il consenso di un giocatore, un agente, una squadra, allora sicuramente è difficile, allora stiamo facendo tutto che possiamo fare, però siamo anche pronti per arrivare a 5 aprile con la squadra che abbiamo. Mike, in alcune, dopo alcune partite si è avuto l'impressione, dopo può essere anche sbagliata, che coach Christian e tu foste un po', diciamo, delusi da, dal rendimento di qualche giocatore. Tu ti senti tradito da qualche giocatore, nel senso qualche giocatore non ha reso come tu pensavi fino a questo momento? No, per niente, non so cos'è la mia faccia dopo la partita, sicuramente dopo perdiamo, ma se vedi un Michael molto triste, arrabbiato, non è mai su un giocatore o due giocatori, è sempre che abbiamo fatto noi come squadra. Sicuramente se qualcuno fa un errore incredibile possiamo dire che non dovevi fare un foul su un 3-point shooter, però no, è solo l'idea che lavoriamo tutti le squadre, ma allora dopo una partita che perdiamo, sai, è difficile, siamo umani, però no, giocatori che traditi, no, sicuramente no. Possiamo parlare molto con trasparenza. Per esempio, c'è Gianca Ferrero che finalmente nelle ultime 5 partite sta tirando 37% da 3. Allora, sicuramente lui non ad oggi non aveva il campionato che voleva, che ho pensato, però di nuovo c'è ancora 40 giorni prima della prima partita del playoffs. E Gianca sta riprendendo un po'. Allora io non... L'unica cosa che ho imparato nella mia vita è che un campionato è lungo, va così, e c'è qualcuno che non fa tanto all'inizio, che fa tante cose al momento giusto. Allora no, mi dispiace che non abbiamo ancora trovato un equilibrio e quella chimica insieme. Ovviamente l'infortunio di Justin non ha aiutato per trovare un'identità. Perché avete ragione, lo so che non abbiamo un... Ok, Trieste, chi sono? Hanno giocatori importanti, con talento, rimbalzi, difesa, vogliono correre, meno correre. Allora sicuramente è stato così. Però alla fine l'obiettivo è sempre stato maggio. Allora, non è che possiamo dire, abbiamo perso questa partita, questo non è andato bene. No, abbiamo le carte che abbiamo, dobbiamo giocare queste carte, però il mio ottimismo è vero. E io non capisco perché non torneremo a quella squadra che è andata ad Udine. E forse anche meglio. Sicuramente noi dobbiamo fare palle perse nelle ultime 2 minuti, come abbiamo fatto a Cantù, però abbiamo una squadra forte e io penso che c'è anche bel momenti nel futuro per noi. Ascolta, scusa Francesco, ancora okay. mi collego su una questione che sai, ma in Italia probabilmente in Europa spesso ovviamente l'allenatore è nel mirino, no? Nell'occhio del mirino, nell'occhio del ciclone. Ti faccio una domanda secca, brutale. Se il campionato finisse ora, riconfermeresti Christian? Sì. Ok, e la seconda domanda che ti faccio, che mi hanno chiesto da
c'è una chat praticamente dove ci stanno facendo domande, tantissime domande per te. È una cosa infinita. E una domanda era quella: fra tanti allenatori che tu avrai sentito quest'estate, cosa ti ha convinto di Jamion Christian? Ho risposto a questa domanda, sono contento di rispondere di nuovo. Jamion, he checks all of the boxes. Jamion come una persona con integrity, l'abilità a comunicare, che prendere cura dei giocatori, che può comunicare, che può insegnare la canestro a giocatori, che ha un work ethic incredibile, che ha esperienza fantastico, che avevo successo nel passato. Per me, diciamo in inglese, past results are the best indicator of future performance. Risultati nel passato sono indicatori più veri delle prestazioni future. Sì. Future. Allora, lui ha tecnicamente ha talento in attacco, difesa, dappertutto. Allora, non c'è niente male di Jamie. Allora, ho cercato cosa c'è che non funziona bene con questo ragazzo. Ho parlato con tutti gli allenatori nell'NCAA. Lui ha un fratello che allena, adesso un GM nel G League, ma ha allenato con Boston Celtics. Allora, il network che surrounds, circonda. Io e Jamie Christian è abbastanza grande, però molto personale. Allora, sì, Jamie ha tanti talenti. Di nuovo, io, se possiamo parlare molto trasparentemente, come facciamo noi sempre, ok, io sono americano, ok, sangue italiano, però vengo dagli Stati Uniti. Allora, se un allenatore, ok, una domanda, posso chiedere una domanda a te? Certo. Okay. Noi cominciamo 3-0, non sentiamo niente, perdiamo 3 consecutivi, oh, dobbiamo cambiare allenatore, ok, io non sento quelle cose. Noi vinciamo 8 consecutive, 8, neanche Trapani ha fatto quello dal 30 ottobre a 23 dicembre, 10 su 11. Io non ho sentito neanche una parola. Ah, sta facendo un buon lavoro. Perché non vogliamo firmare un extension con Jamie and Christian per 5 anni dopo 8 consecutivi? È una domanda retorica, lo so, perché non si fa quello. Ok, ha vinto 8 consecutive, va bene, però quello no, dobbiamo ancora guardare, allenare e giocare. Allora, per dire no, che... ma sai cos'è, Mike? Provo a risponderti anche alla domanda. Rispondo ovviamente a titolo personale. Secondo me la squadra, al di là delle vittorie e delle sconfitte, non è riuscita a convincere. Non è un caso che con le contender Trieste ha fatto molta fatica. Ha perso 2 volte con la Fortitudo nettamente. Ha perso comunque una volta con Udine. Ha perso male con Forlì. Cioè, il fatto che non ci sia distinzione fra vittoria e sconfitta, ma dal tipo di pallacanestro espressa, e forse per quello nelle vittorie come nelle sconfitte non c'è stata convinzione sull'identità di questa squadra. Probabilmente ecco perché la gente si chiede perché andare avanti con Jamion Christian. Questa era, provo a dare io una risposta, Sì. Di nuovo è un po' quando parliamo di vittorie convincente. Se parliamo solo usando una squadra, e Forlì sicuramente è una squadra forte che ha giocato molto bene. Non so se all'inizio tutti hanno detto: ah, guarda Forlì, perché loro vinceranno Coppa Italia, faranno. Allora, però. In casa abbiamo giocato contro loro, abbiamo vinto 17 punti. Quando noi abbiamo avuto Justin, Eli Brooks, loro Xavier Johnson, Kadeem Allen. Non c'entra,
non conta, no. Invece abbiamo, siamo andati lì senza Justin, sì, abbiamo perso una partita brutta, però anche, ok, abbiamo, tu hai detto, ah, abbiamo vinto due volte contro Udine, però non in una maniera, ok, se la, se la, il problema è che noi non vinciamo da 30 punti, che significa che noi non siamo il più forte in A2, senza dubbio possiamo dire quello, sicuramente non abbiamo dimostrato quello, però di nuovo hai detto nettamente con fortitudo, eravamo più meno uno con quattro, allora per dire che io non vedo lo stesso, sicuramente non abbiamo fatto il record di Trapani, qualcuno può dire sì, loro sono il più forte sulla classifica, sul record, però di nuovo no, per me non cambia l'ottimismo o il futuro della squadra sul fatto che non abbiamo battuto Forlì da 27 quella sera, abbiamo vinto a Palladozza a Bologna, allora per me questo discorso non mi muove tantissimo, se devo dire la verità. Posso capire che sicuramente, non so, se la the expectations, se le aspettative all'inizio erano molto molto alto, allora posso capire che quello potrebbe essere che, ok, abbiamo vinto, ma non in una maniera così, allora, ma noi non parliamo, noi giochiamo, noi, allora abbiamo fatto la squadra che abbiamo fatto, allora vogliamo vincere. Non ho mai detto faremo 32-0. Allora vogliamo arrivare a 5 maggio pronti per battere l'altra squadra. Non so se ho risposto bene, sì, alla domanda. Sì, assolutamente sì. Mike, sempre a livello di comunicazione, certo. C'è chiaramente un momento difficile fra la squadra, la società e una parte dei tifosi, o forse anche una parte ampia dei tifosi, però c'è un discorso che è necessario ricostruire, no? L'hai detto tu, l'abbiamo detto noi, l'hanno detto i tifosi, è necessario ricostruire questo rapporto. Da cosa ripartire quindi per creare di nuovo questa sinergia, questa empatia, diciamo, fra i tifosi, la squadra e la società? Sì, sicuramente mi dà personalmente, mi dispiace che non c'è questo legame fortissimo, che non è andato così quest'anno. L'unica cosa che posso dire sulla parte della società è che noi stiamo facendo tutto che possiamo fare, e non voglio parlare di tutte queste cose che stiamo facendo nella comunità, quelle sono ovvie, ma anche the complaints, lamentele sì, dei tifosi, abbiamo sentito, abbiamo risposto nelle maniere che possiamo rispondere, e continueremo a fare quello. Allora sì, capisco che non è andato perfettamente, noi stiamo cercando a riparare il rapporto, perché vogliamo che noi siamo tutti insieme, contenti insieme, lottando insieme. Sicuramente c'è passione, se perdiamo, ok, capisco benissimo, ma mi piacerebbe se ogni domenica, ogni partita, entriamo tutti noi insieme per fare la cosa insieme. Alla fine, dopo la stagione, possiamo urlare, criticare delle cose, come è andato le cose, come è andato questo campionato. Però quello possiamo fare alla fine, se dobbiamo. Però adesso noi siamo nel mezzo della sfida. Allora dobbiamo essere insieme. Allora io e noi vogliamo fare tutto quello che possiamo fare per arrivare lì, così possiamo essere tutti così domenica con 7.000 persone per andare a Serie A. Siamo lì. Alla fine dobbiamo, ha sbagliato questo, va bene,
questo è il lavoro. Abbiamo, io ho fermato il contratto, capisco questa vita, però quello può succedere, può, sì, speriamo non succede, ma se deve succedere in giugno o maggio, va bene, ma mi sembra che adesso è il tempo per noi to come together, viene sì, insieme sì. Per provare a fare una cosa speciale. Sicuramente i giocatori giocano meglio quando sentono 6.000 persone facendo così. Che fa che vanno sì, a favore. Allora, mi sembra. Torniamo un attimo al discorso sul coach. No? Tu prima hai detto, mi dispiace che forse non abbiamo ancora trovato la chimica di squadra, gli equilibri giusti, e quindi immagino ci sia un percorso che vi deve portare a trovare quello. Abbiamo capito, l'avevi già spiegato in passato, quali sono i motivi che ti hanno spinto a scegliere Jamion Christian, però io credo che tu già all'inizio sapessi che anche lui avrebbe avuto la necessità di cambiare, di adattarsi al campionato e di crescere insieme al gruppo e alla squadra. Tu lo vedi cambiato rispetto all'inizio, rispetto a quando è arrivato qua la scorsa estate? Lo vedi migliorato? A che punto vedi questo suo processo di adattamento al basket europeo, italiano, ma soprattutto al basket di A2? Sì, sicuramente sì. Ho capito come con Brasi e Varese l'anno scorso era la stessa sfida per lui, anche per Jamie. Allora la cosa che forse l'area più fondamentale è allenando giocatori italiani. Anche questo è una cosa che anche io sto imparando un po', e non alleno la squadra, però per dire che il mio modo, anche quello di Jamie, è più comunicare, più tranquillo, e non, per esempio, durante un allenamento che facciamo 5 su 5, per non fischiare, per fermare ogni gioco, per dire hai sbagliato questo, devi fare quello. Allora mi sembra che mese dopo mese ha capito un po' meglio anche io che forse dobbiamo fermare l'allenamento qualche volta in più per spiegare questa cosa, anche perché l'altra cosa che povero Jamie, perché ho dato a lui una sfida anche doppia, nel senso che non solo vieni qui a allenare in Italia un campionato che non capisci bene, però allo stesso tempo vogliamo giocare un gioco che non è vero, non vuol dire non è italiano, ma è più una cosa che i giocatori italiani non sono abituati. Allora Ariel Filloi entra nel palazzetto in agosto e noi giochiamo così, tirando da tre con 8 secondi, se è un tiro aperto. Allora anche lui mi ha guardato all'inizio. No, non per dire che non voglio fare questa cosa, ma ho capito che per lui e che per i giocatori è un sistema diverso. Allora quello ci vuole tempo. E Jamie aveva molto pazienza in una maniera molto bella perché lui capisce che anche per chiedere al giocatore a fare cose diverse ci vuole pazienza, anche un po' di tempo. Allora sicuramente lui ha imparato bene la mentalità di un giocatore, specialmente un italiano. Allora lui ha fatto un bel progresso, però sicuramente c'è ancora passi da fare anche per me, per Jamie, per Francesco, Marco. Sicuramente non abbiamo rilassato sì, il fine, non siamo completi sicuramente. Senti, scusa, soltanto una cosa sempre su Jamie, scusa Raffaele, è chiaro che come te, hai detto prima, anche lui ha firmato un contratto, quindi è un professionista e penso che sia anche abituato. Come sta vivendo però, lontano da casa, ovviamente in un continente diverso da quello nel quale è stato abituato a lavorare finora, questo difficile rapporto con i tifosi, proprio perché deriva evidentemente dai risultati, no? È chiaro che non c'è questo idillio, non c'è questa storia d'amore ancora sbocciata con i tifosi. Come la sta vivendo lui, al di là del fatto che è un professionista e che quindi non sì, è che... Ma... Sì, sì.
lui sta benissimo. Per dire che è la stessa cosa per me. Quando sento una cosa negativa contro di me, non è che io prendo la cosa personalmente. Capisco che c'è passione, le persone sono scontenti anche con me, però è solo passione dei tifosi. Jamie, sicuramente negli Stati Uniti, all'università, quando lui ha perso una partita, non c'era tifosi che urlavano contro di lui. Allora, però lui non è un ragazzino, ha 45 anni, ha allenato in situazione molto intenso, e lui capisce che non è, lui è una persona squisita. Allora, non è che lui dice, ah, ma cosa c'è con me che non mi piace? Allora, è difficile in Italia spiegare, però non prende le cose personalmente. Allora, sicuramente è una cosa molto differente per lui, che non è mai successo. Ho spiegato a lui anche all'inizio che, guarda, qui in Italia e a Varese le cose sono andate abbastanza bene. Non ho mai sentito un po' della negatività che sia stato qui, però viene con il lavoro. Allora, per rispondere, lui sta benissimo, noi ridiamo un po' del fatto che, o io dico, guarda cosa ti ho portato a questa situazione, e lui ride perché sicuramente questo non succede negli Stati Uniti. Allora è stata un'esperienza, e ogni tanto, come lui è ormai un fratello anche, non mi piace che ho portato lui a sentire queste cose, però infatti quando ho detto quello una volta scherzando un po', ma non tantissimo, lui ha detto, ma Michael, stai scherzando? Ho capito, alla fine i risultati, alla fine se vinciamo tutti contenti, se perdiamo, anche se lui è un allenatore fantastico, se lui perde lui non è fantastico, urliamo, fischiamo. Allora noi siamo qui in Europa, in Italia, e noi dobbiamo we have to get used to it, dobbiamo abituarci al nostro ambiente, e la cosa bella è che anche per me, io sono contentissimo qui, anche lui. E l'altra cosa che non avete chiesto, però è un concetto molto interessante, è che lui è contentissimo. Perché? Perché un capo allenatore nell'università, lui fa anche tante cose fuori dal campo, tante cose che faccio io. Invece, quando io chiedo, ma come va? Hai nostalgia dell'università? Lui dice, ma stai scherzando? Io devo solo venire qui e allenare, parlare con giocatori, guardare il film, strategiare, non so, non provo. Allora, sta facendo solo pallacanestro, allora lui è contentissimo. Abbiamo un gruppo fantastico, anche quello aiuta, perché quando le cose non vanno bene, se ci sono dei giocatori che sono un po' fuori o ha un'attitudine non bello, le cose vanno peggio ogni tanto. Invece questa squadra è stato veramente, e quello anche è un credito a lui, perché sicuramente sarebbe facile per un giocatore dire, ah, non ho i minuti, non ho i tiri, perché non gioco. E sicuramente ci sono giocatori che vogliono giocare più minuti, però il fatto che questo gruppo è stato così tutto l'anno, sicuramente è un credito a lui. Allora. Mike, effettivamente, come ci dicono anche da casa, lo spirito latino è quello che sì, quando un tifoso si incazza molto, ma dopo quando ti ama tantissimo. Quindi è probabilmente l'esasperazione dei sentimenti nei loro posti, e soprattutto riversati nello sport, ed è effettivamente più fuoco che negli Stati Uniti. Però, insomma, basta abituarsi. Sì, e non è una lamentela, di nuovo.
No, certo, è una cosa diversa, è una cosa da capire. Lui sta vivendo una vita di pallacanestro molto più intenso e molto più bello. Ok, certo. Quando perdiamo un po' peggio, io preferisco avere una vita con passione e tutti questi sentimenti ogni giorno. Invece una stagione nell'NBA è molto lungo, con 82 partite, allora si può giocare 10 partite e quasi dimenticate che abbiamo giocato, perché è così lungo. Allora, invece qui con relegation, con un campionato che ogni partita conta per tanti motivi, no, è veramente è bella, no? Io certo. Voglio essere qui. Mike, un'altra cosa, una curiosità che ti volevo chiedere, l'asse proprietà americana, general manager americano, allenatore americano, è stato voluto dalla proprietà l'allenatore americano oppure una scelta tua autonoma, diciamo? Scelta mia, autonoma. Okay. Ok, sempre parlando di società, siccome un general manager deve anche strutturare la società nei componenti, negli uomini che dopo costituiscono la società, anche qua abbiamo avuto tante notizie, diciamo, contrastanti, perché a inizio anno si parlava di un reset, di cambiare tutti gli uomini all'interno della società. Poi non è stato fatto così, se non per un soggetto, e dopo ci sono degli elementi come Daniele Cavaliero che non sappiamo che ruolo abbia. Mi fai un po' il quadro della situazione, cioè, e anche come evolverà la società da questo punto di vista, come uomini proprio di... Sì, certo, perché quello che ha detto all'inizio per me è una sorpresa, che io non ho mai, sicuramente non ho mai parlato oppure pensato di cambiare tutte le persone che lavorano lì. Infatti voglio l'opposto, che tutti che rimangono perché fanno un buon lavoro e che possiamo aggiungere altre componenti, persone, per fare più ampio la società. Allora, reset, nell'esempio di mandare fuori tutti che erano qui, non ho mai pensato di quello, e quello è sbagliato. Sicuramente ci sono, quando si entra in una società, sicuramente ci sono persone che lavorano lì, che fanno un buon lavoro, e la mia responsabilità primo è venire qui, hai ragione, che io gestisco, ok, tutto, pallacanestro, fuori campo. Allora ho pensato sempre, quando ho fatto le interviste con Petonia, voglio entrare, voglio capire che c'è con Pallacanestro Trieste. Sicuramente persone bravi, con talenti, allora il reset è solo che entrare, capire cosa abbiamo, anche persone, dipartimenti, funzioni, allora per capire, ok, per esempio, non abbiamo avuto un Community and Fan Engagement Department. Quello era una cosa che per me è così fondamentale che ho deciso all'inizio, dobbiamo avere questa cosa. Ok, meno male c'è Beatrice che aveva un po' di tempo fuori, un bambino di 2 anni che allora senza costo abbiamo trovato qualcuno che può fare una cosa molto importante. Però, quello a parte, c'è Human Resources che non abbiamo. Ok, abbiamo sì, Marketing che può essere anche più ampio. Communications, allora per dire che noi e io sono in una fase di valutazione per capire dove possiamo migliorare. Allora, è sempre stato quello che Cotogna voleva, che io volevo. Se Cotogna mi ha detto l'anno scorso, tu devi entrare e licenziare tutti, io dirò, no grazie, io non funziono così, quello non è giusto. Allora, il reset è più valutazione per capire cosa abbiamo. Allora, parlando per esempio di Daniele, un ragazzo fantastico che is the assistant to the general manager, e lui fa tante cose, è una cosa che ho spiegato, che lui fa le parti di pallacanestro, fa scouting, strategy, lavora con me come sempre, ma anche lui fa marketing,
un po' di marketing, un po', sai, siamo una squadra, una team piccolo alla fine, non è una squadra negli Stati Uniti che ha 200 dipendenti e un budget di 5 miliardi, allora facciamo, allora, ma la cosa che posso dire, un'altra cosa molto trasparentemente, a voi giornalisti, ok? Perché io sento, non sempre, ma molte volte, non comunicano le cose bene. Non è che voglio nascondere quello che fa Daniele Cavaliero, oppure Ajit Sekhon, oppure Julia Marion, o Nicole l'opposto. Infatti, io voglio parlare, io voglio che ci sono articoli su Daniele o Ajit. Mi sembra che ci sono tante cose interessanti nel fatto che, ok, American Owners, ok, un American GM, ma cosa stanno facendo? Allora, non mi sembra che deve essere solo noi che diciamo, ok, dobbiamo fare una nota stampa, Cavaliero fa questa cosa. Sto scherzando un pochino per dire che noi siamo aperti. Io so, quando qualcuno mi chiede qualcosa, un'intervista, informazione, io sono sempre pronto per dare una mano, perché la condivisione di notizie, di informazione è importante e io sono pronto. Ma quando io sento, ah, ok, ma perché non hai detto che Reyes non gioca? O perché? Perché è ovvio, perché la polizia, la policy di Pallacanestro è non dare una mano all'altra squadra. Allora, quello mi sembra, ok, stiamo parlando di quella cosa che... quello è ovvio, però per dire che sicuramente non, forse possiamo fare anche di più come comunicazione per condividere chi siamo e cosa facciamo. Allora, se dobbiamo migliorare, farò così, dice, ok, però anche voglio dire a te, a Francesco e il mondo, che siamo aperti. Quando qualcuno mi chiama, io rispondo, ah, vuoi fare un'intervista? Lo farò. Se mi chiede, ma stai firmando questo giocatore domani? Non risponderò quella sera, perché se tu scrivi qualcosa, adesso avrò 10 squadre che vogliono firmare lui e il costo alza 300%. Allora, ma voi capite queste cose? Allora, quindi cose... mi vuoi dire che non hai preso Moraschini per colpa mia, allora? ero pronto, ma quando tu hai detto, no, Marco, devi fare questa cosa. È la cosa divertente che quando abbiamo giocato contro loro ho pensato di te, ma lui non può segnare 30 punti stasera, e infatti lui ha fatto, non so, mi ricordo, 24. Allora speriamo che lui non farà la stessa cosa nel futuro, altrimenti tu puoi dire a Michael, I told you so, ti ho detto, non hai ascoltato. No, comunque effettivamente è... Sono testimone della disponibilità tua soprattutto, perché anche questa sera, voglio dire, io avevo delle domande che mi ero scritto, le ho fatte tutte, hai risposto a tutte le domande. Io, questo è il massimo che può avere un giornalista da un interlocutore, da un general manager, quindi su questo io non posso che confermare quello che hai detto. Per qualcuno forse a casa dovremo spararvi per strada o cose di questo tipo, non è il nostro modo è questo, di comunicare apertamente, in maniera trasparente, per costruire un dibattito, per costruire un ragionamento, no? Anche su posizioni diverse, perché io l'ho sempre detto, per me Jamion Christian non è adeguato a questa serie, alla Serie 2. Tu giustamente dici, no, per me è assolutamente adeguato, ma lo discutiamo in questa maniera, no? Quindi è la cosa che a me, sinceramente, e penso che a Francesco piaccia di più. Ça va sans dire. Ragazzi, siamo arrivati a un'ora, dovevano essere tre quarti d'ora, è chiaro che gli argomenti sono tantissimi, Mike è sempre disponibile, quindi potremmo andare avanti tutta la notte. Sono arrivate veramente tantissime, tantissime domande. Se avrei piacere, Mike, te ne girerò un po', non so se tu riesci a leggere la chat, però
sono arrivate veramente qua, soltanto Jamie Christian ti ha battuto come domande arrivate, perché a lui ne sono arrivate di più. Però insomma tu sei in buona posizione, quindi magari te ne manderò qualcuno e magari le risponderemo. Non si può ovviamente rispondere a tutti in una sera, risponderemo magari la prossima volta. Magari non aspettiamo altri 6 mesi, anche perché fra 6 mesi No, saremo. anche possiamo tornare quando vuoi, prima del playoffs. Allora, per me è veramente un piacere. E di nuovo, io capisco che questa squadra è una cosa importantissima per la città, per la regione. E noi non vogliamo nascondere e non condividere questa cosa. Io sto usando parole adesso, ma anche stiamo facendo delle cose che vediamo, che stiamo entrando dappertutto. Perché? Per aiutare persone, ma anche condividere, perché questa mattina al campetto c'erano ragazzi che hanno visto Bossi. Oh, Bossi! Sono andato a lui. Allora, quello è il punto, no? Che possiamo fare queste cose fuori campo e nel campo. Allora, quello è una cosa fondamentale, non solo che è il mio punto di vista, ma anche Cotonia. Cotonia vuole entrare nel sangue di questa città. Non, è common sense. Non hanno investito tanti soldi per venire in una città e dire, oh, noi siamo americani, non voglio entrare. No, l'opposto. Allora forse dobbiamo fare migliore a esprimere e condividere questo concetto, ma siamo aperti e vogliamo essere insieme come città, facendo delle cose belle e vincendo partite alla fine. Mike, l'ultima cosa, anzi la penultima, dai, una te la chiedo senza ovviamente chiederti se... mi senti? Sì. Sì, senza chiederti se giocherà sabato, semplicemente come sta Vildera, se sta migliorando il suo polpaccio. E proprio una. Poi vabbè, rispondimi a questa, poi ti faccio l'ultima domanda su Cotonio. Sì, Joe sta migliorando, sicuramente, ma anche lui stava migliorando l'altra settimana quando dopo ha cominciato a allenare, ha sentito questo dolore. Allora abbiamo dato lui un po' di più di riposo, lui sta facendo esercizi e vedremo domani e mercoledì. Allora sta migliorando, però non posso dire stasera giocherà o non giocherà, è una cosa che ancora dobbiamo capire. Ogni giorno lui fa un po' di più per capire cosa può, c'è dolore o no. Allora lui è lì. Non hai chiesto, ma posso parlare di Justin? Mi sembra, guardando l'allenamento oggi, che lui è prontissimo. Però, però non voglio dire precisamente giocherà, però the swelling, Sensazione, sì. sì, no, va molto bene. Allora diminuisce, allora le cose che hanno successo, Ah, no, il gonfiore del sì, ginocchio, sì. gonfiore, sì, no, Sì. lui sta benissimo, sicuramente poteva giocare a Torino. Però ha spiegato, ah, quando faccio questo lateral sliding, movimenti al lato, ho sentito una cosa, allora per me, anche per i dottori abbiamo parlato, abbiamo deciso, quello è facile, dobbiamo essere sicuri che Justin Reyes può giocare. Allora, ma mi sembra che lui sta benissimo, speriamo per sabato. Senti, l'ultima cosa, come disegno un po' più ampio, hai parlato prima di Cotonia, hai parlato del tuo ottimismo per i prossimi mesi, può andare bene alla fine dell'anno, potrebbe anche andare male e il prossimo anno ritrovarci ancora in A2. Come prendiamo il segnale dell'aumento della quota di Cotonia nella società? Lo possiamo prendere come una conferma del loro impegno anche per il futuro, se dovesse andare male quest'anno? Sì, sicuramente è una cosa che ho spiegato nel passato e io sono contento a riconfermare sempre che Cotonia non è entrato per fare un anno a Trieste, allora sicuramente prendendo più percentuale crea l'opportunità per più investitori.
Perché? Perché ci sono più investitori che vogliono investire nella squadra. Allora, Cotogna Sports Group is here for the long term. Cotogna è qui per il lungo termine. Io ho detto a loro, quando ho fatto l'intervista, capisco benissimo, c'è solo un obiettivo, promozione. Però, ragazzi, vincere un campionato non è facile, ok? Deve essere buona salute, un po' di buona fortuna. Allora, e loro hanno, non abbiamo scherzato, ma loro hanno detto, no, ecco, capiamo benissimo che non è facile. E se ci vuole anni per farlo, va bene, speriamo di no. Abbiamo perso, Arcieri, fai la tua cosa, perché non vogliamo restare in A2, però possiamo fare quello che possiamo fare, però sicuramente questa idea che Cotogna non resta se noi non facciamo promozione in anno 1, non so dove è venuto, non è vero, noi siamo qui, allora confermo. Il più bel fine trasmissione, quindi. Bene, dai. Okay. Bene. Ringraziamo, restituiamo alla sua famiglia Mike. Ce l'hai promesso, quindi tornerai da noi presto, magari. Sì. Quando volete, quando volete. Grazie, grazie mille. E vi auguro una buona Pasqua. Vedo dietro la tua testa, Raffaele, qualcuno... Finiamo questa via crucis, dai, usciamo da questa via crucis. Va bene, bene. A parte gli scherzi, auguroni anche a te, Mike, a tutta la famiglia di cuore. E a voi. Anche e grazie mille. Ciao, buonasera a tutti. Ciao.